ragazzi, io sono Alice Lecodri e oggi mi trovo qua sul Red Carpet per Festival Tube. Io curerò la rubrica Red Gloss, nei quali faremo vedere il look e il make-up delle star. Molto bene, il primo red carpet c'è già stato, abbiamo visto Barbie e Alberto destreggiarsi tra le star internazionali. Ma quali sono state queste star e che look indossavano? Scopriamoli assieme! Anastasia Mikulcina, questa bellissima attrice e anche modella, è apparsa con questo trucco sui toni del marrone molto molto caldo e questo punto luce dorato, bellissima, con un look totalmente nude per quanto riguarda il resto del viso, in questo abito nero super sexy, diciamo che era veramente perfetta. La famosissima Claudia Pandolfi, diciamo la più attesa per quanto riguarda il primo red carpet, aveva questo smoky grigio sui toni anche magari del verde e anche qualche sfumatura di blu che riprendeva un po' la collana in questo super abito fucsia che era veramente bellissimo. Erina Mizuno invece, la star del film di Takashi Miike, era veramente carinissima con questo abito super sbrilluccicoso, beige e rosato. E il suo trucco, comunque, come tutte le giapponesi, era molto molto ristretto per la palpebra mobile, con rosati e beige che si intercambiavano e look molto molto nude per il resto del viso. Poi Giorgia Surina, che è apparsa con questo abito giallo, veramente molto molto bella, con questi capelli un po' cotonati. Per quanto riguarda il trucco, aveva uno smoky abbastanza leggero sui toni del marrone e del grigio e il resto del viso nude con un blush abbastanza accentuato sui toni del pesca. Sempre molto bella, l'abbiamo trovata un pochino magra stavolta, però che c'è da dire su una bella come lei? Assolutamente nulla. Gisella Marengo in questo abito super brillante con Swarovski azzurri, verdi, bianchi, veramente super scintillante, e un look totalmente neutro con toni del marrone, del rosa sulle labbra, che però stava benissimo con la sua figura che già risaltava moltissimo grazie all'abito. Giulia Bevilacqua, una delle più importanti e comunque straordinarie attrici del momento, aveva un abito veramente molto particolare, maniche a sbuffo, una gonna lunghissima nera lucida, e il trucco non poteva essere sicuramente da meno, uno smoky nero molto grafico, scendente un po' verso il basso, che però le stava divinamente con questi capelli un pochino anneventi tirati su. Giulia Michelini, questa giovanissima attrice molto bella e molto in voga in questo momento, è arrivata con capelli molto molto fluenti e naturali, stava veramente molto bene in questo abito rosso papavero. Un look molto naturale con uno smoky sui toni del verde e del grigio, labbra nude e un blush sul marrone, molto bella. Laura Biagiotti, chi non la conosce, come non riconoscerla sul red carpet? Aveva queste labbra rosso fuoco, uno smoky grigio abbastanza intenso e dei capelli che scendevano su lungo le spalle, e le stava veramente molto bene. In ultima, ma non per importanza, Patrizia Pellegrini, che ha veramente stupito tutti in questo abito fucsia con questa cintura diamantata, coprispalle peloso bianco e questo look totalmente colorato, arancione, rosso e queste labbra fluo fucsia. Sicuramente una scelta un po' azzardata che però ha colpito tutti, quindi che dire, complimenti Patrizia, assolutamente sempre eccellente. Mi raccomando, seguiteci sui social network che sono Facebook, Instagram e Twitter, e mi raccomando, iscrivetevi al canale così rimarrete aggiornati su tutti quanti i format. La puntata di Red Gloss finisce qua, ma ci vediamo domani sempre su Festival Tube. Un bacione, ciao!